governo ha compreso, il ministro ha compreso lo sforzo enorme che stanno mettendo in campo le istituzioni, compreso il comune, per far fronte non solo al tema della sicurezza in senso tradizionale, ma anche il tema drammatico del lavoro e del conflitto sociale che c'è in questa città, e quindi riuscire anche a invertire la rotta di una città, appunto come ha ricordato anche lui, che è diventata meta di tantissimi turisti, di una riscossa culturale, fa comprendere che la sicurezza urbana passa anche attraverso il recupero della vivibilità quotidiana, quindi non solo attraverso il momento repressivo, ma anche quello culturale e sociale, dove lo sforzo del comune è significativo. Perciò lei nutre fiducia. Ma io nutro sempre fiducia. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale, al governo ho chiesto non solo ovviamente più donne e uomini delle forze dell'ordine, ma soprattutto un'attenzione significativa ai tagli, che quando tagli, come sta tagliando questo governo, i servizi è difficile garantirli, e poi anche un'attenzione particolare alla peculiarità napoletana, dove in un momento di crisi economica abbiamo garantito al sistema pubblico servizi essenziali che nel passato erano appannaggio anche di ambienti criminali e che noi abbiamo impedito sinora che potessero ritornare a essere oggetto di obiettivi famelici da parte di un sistema affaristico e criminale. Un esempio l'ho anche citato, quello dei rifiuti.